Amici della FIPE, appassionati delle discipline di forza, bentornati a una nuova puntata di FIPE Power Mag, una puntata dove andremo a fare un riepilogo di quello che è avvenuto ai campionati europei che si sono svolti a Sofia e lo facciamo con il nostro segretario generale della Federazione Italiana, Francesco Buoniconto. Ciao Francesco. Ciao Claudio, ciao a tutti. E con il direttore tecnico della nostra nazionale, Sebastiano Corbu. Ciao Sebastiano. Ciao, buongiorno, salve a tutti. Ciao, Ciao direttore. allora, segretario. Francesco, altra trasferta italiana che ci ha regalato grandi soddisfazioni perché torniamo a casa con 6 medaglie d'oro, 5 argenti e 2 bronzi, tenendo conto che diversi atleti sono andati lì non per dare battaglia per le medaglie europee, ma per cercare di migliorare la loro condizione nella qualificazione olimpica. Sì, Claudio, poi ovviamente nel merito tecnico entrerà il direttore, non mi avventuro in queste disamine che non fanno parte delle mie competenze, ma è chiaro che è sotto gli occhi di tutti che diciamo, siamo arrivati a un tale punto di qualità agonistica, tecnico, sportiva, che in un evento come questo, di importanza fondamentale e strategica per il prosieguo della qualificazione olimpica, si va con molti degli atleti per fare un discorso strategico finalizzato alla qualificazione e che comporta anche dei grossi rischi, come i nostri appassionati sanno, e nonostante ciò riusciamo a uscire con un bottino di medaglie così importante. Questo vuol dire che abbiamo raggiunto un livello tecnico agonistico veramente, veramente molto, molto importante. È il frutto di un lavoro che oramai non è la prima occasione, lo diciamo, ci ripetiamo, ma insomma, che dà il senso di quello che è stato fatto in questi ultimi anni e che lo si continua a portare innanzi con una continuità veramente sorprendente di efficienza, di efficacia e di risultanze, appunto. Dunque, una trasferta anche questa molto difficile perché più si avvicina all'obiettivo finale delle Olimpiadi e più il livello si alza, più la partecipazione è numericamente, qualitativamente e quantitativamente molto folta, tutte le categorie sono combattute al massimo livello, tutti gli atleti di tutte le nazionali stanno in forma quasi olimpica, per cui a maggior ragione i risultati dei nostri atleti sono oltremodo rilevanti, oltremodo importanti. Fammi fare i complimenti a questi ragazzi, fammi fare i complimenti al direttore, allo staff tecnico, a tutto lo staff sanitario, a tutti gli staff dirigenziali sotto l'ottima guida del capo delegazione, il colonnello Minissale, che è il dirigente per eccellenza in queste situazioni. E grazie anche ai miei colleghi funzionari di segreteria, riusciamo veramente ad avere un team molto, molto, molto competitivo. E parliamo spesso del discorso del rinnovo delle squadre, dei settori giovanili. Qua sono arrivate due esordienti al campionato europeo assolute, si sono portate una a casa 2 medaglie d'argento e l'altra addirittura il titolo di campionessa europea. Parliamo ovviamente di Céline Ludovica d'Elia e di Genda Toko Kgne. Eh sì, guarda, io direi proprio, lasciamela dire così, da un osservatore esterno dal punto di vista tecnico, dico io, mi è sembrato che questa gara ha sancito già un punto di svolta, no? Perché portiamo alla qualificazione olimpica degli atleti maturi, esperti, gente che ha già fatto giochi olimpici, gente che ha fatto mondiali, gare internazionali da anni, titoli mondiali, e insieme portiamo anche due neofite a questa gara che vincono medaglie Si è bloccato un attimo il collegamento con Francesco. Adesso attendiamo che riparte il collegamento. Sebastiano, Sì. dicevamo, questo campionato europeo dove si è andati con due obiettivi. Eccolo che è tornato, Francesco. Scusatemi, sì, Concludi pure.
Sì, no, dicevo, è la rappresentazione plastica di quello che è il lavoro di una federazione, no? Nel senso che si pensa all'oggi, e l'oggi è la qualificazione olimpica per Parigi, ma già ci si proietta già da diverso tempo, ma insomma, questo europeo ha segnato la rappresentazione plastica proprio delle finalità di una federazione che nel senso della continuità già lavora con uno sguardo alle Olimpiadi successivi, al futuro di questo movimento. E queste cose non ha questo meccanismo non ha non è che si interrompe, cioè che non è che si arriva a Parigi e poi si riparte. Questa è una cosa che va avanti giorno per giorno con un ricambio qualche volta generazionale, qualche volta soltanto tecnico, qualche volta organizzativo, ma che è continuo ed è il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni e il grande lavoro che stiamo facendo ancora adesso. Sebastiano, allora dicevamo, questo campionato europeo, dove voi dal punto di vista tecnico siete andati ad affrontare delle gare in modo diverso dal punto di vista tattico, appunto atleti che puntavano a un risultato importante in ambito di questo campionato europeo, altri invece che avevano la testa completamente nel cercare di migliorare il ranking olimpico. Quindi una considerazione generale per come sono andate le cose, prima di entrare, a parlare per ogni singolo atleta. Ma parlando delle categorie non olimpiche, era doveroso far fare esperienza, come diceva prima Francesco, alle new entry, se possiamo chiamarle così, anche se new entry non sono, però nel meccanismo sono new entry. E quell'esperienza, che non guasta, hanno accompagnato dalle medaglie, è fondamentale perché comunque, come diceva prima il segretario, c'è da considerare che finito Parigi la qualifica inizia esattamente 8 mesi dopo. Quindi 8 mesi dopo Parigi si inizia con la qualifica, mentre nelle vecchie qualifiche si partiva un anno e mezzo prima a fare la qualifica, ad iniziare la qualifica, e quindi aveva un sistema completamente diverso. Qui dobbiamo pensare anche all'oggi, ma il domani è già oggi e quindi dobbiamo pensare ad entrambe le cose. Per quanto riguarda le categorie non olimpiche, dove abbiamo visto Delia e Tocco, una bella esperienza per loro. Sicuramente avrebbe potuto fare qualcosina in più l'una e l'altra, indipendentemente dalle medaglie, parlo del risultato. In risultato tecnico, anche loro comunque devono pagare lo scotto di quelle gare importanti che non sono abituate a fare, che comunque non hanno reagito male. E questo comunque bisogna buttarle dentro, proprio per prendere confidenza. Per quanto riguarda invece gli altri due, Sergio, che ha fatto una gara proprio di transizione, facendola nella categoria superiore, anche lui ha avuto quell'attimino lì in quella seconda alzata di slancio, dove poi si è messo un po' di paura nella terza alzata, perché si pensa anche che in questo periodo non ci possiamo permettere infortuni o quant'altro, altrimenti secondo me avrebbe anche potuto vincere. Però mi è piaciuto molto comunque l'atteggiamento anche riguardo lo strappo, quello che ha messo in piedi, anche perché la preparazione non era volta completamente alla gara, ma era più che altro volta alla crescita, e quindi non finalizzato nello specifico nella parte tecnica. Per quanto riguarda Oscar, non stava benissimo, eravamo in dubbio anche sino all'ultimo momento se farlo gareggiare o meno, però sapevamo che se avesse avuto un minimo di condizione, così come è stato, e siamo riusciti a portarlo in gara, sapevamo che comunque lui in pedana è un caratterino un po' particolare, quindi riesce a togliere fuori tutto quello che serve. Per quanto riguarda invece le categorie olimpiche, ritornando anche alle prime due categorie che abbiamo avuto nella femminile, onestamente penso che il problema sia sempre lo stesso. Oltretutto, parlando di imperio rispetto alle gare precedenti, stava molto meglio di tutte le altre volte, soprattutto nell'esercizio dello slancio, che lei
se vogliamo, della tuta slancista non è, nel senso che se dovessimo scegliere uno dei due esercizi la considereremo più strappista che slancista. Invece, al contrario, stava molto meglio di slancio, ma non ci aspettavamo onestamente, anche perché il riscaldamento era stato perfetto, e immaginavamo che potesse fare ben altra cosa. Poi, secondo me, lì un po', sentono la gara in maniera esagerata. E non la gara in quanto europeo, la gara in quanto qualifica, perché noi tutto abbiamo fatto lì meno che cercare le medaglie, altrimenti saremmo partiti 5-6 kg sotto, voglio dire. Però non era una questione di medaglia, era una questione che lei doveva migliorare il ranking, perché è quello che ci serve. E partendo esageratamente bassi non avremmo potuto pensare di arrivare ai chili che Certo. necessitano per avere una certezza. Stessa cosa per quanto riguarda Lucrezia, in barba a tutto quello che ha fatto vedere sino all'entrata in pedana, ha fatto delle cose che onestamente faccio fatica anche ad analizzare, perché in palestra ha fatto delle cose strabilianti da qualifica secca, e poi invece in pedana si ripresenta lo stesso problema. Lì è necessario lavorarci, ma non voglio dare le responsabilità alle ragazze, perché comunque il lavoro lo facciamo insieme, e se non siamo riusciti a portare a casa il risultato, dovremo andare a verificare, oltre la parte tecnica e preparatoria, dovremo andare a vedere esattamente che cosa che non funziona e cercare di portargli tranquillità. Non che non abbiamo fatto questo in questa gara o nelle altre gare. Però evidentemente bisogna fare qualcos'altro che le renda un po' più fluide, senza dover avere tutte queste ansie che poi si presentano all'entrata in pedana. Questo è. Per quanto riguarda Nino, niente, è stato comunque un bel test per noi, perché comunque sia non ha avuto grossi problemi dal punto di vista fisico, è andato bene. E a noi, a quello che ci interessava, e azzardare anche la partenza un pochettino più alta rispetto alle altre volte, e cercare di. Noi avevamo preparato un risultato un pochettino più alto anche, però ci sta che all'interno di quei giochi, la pressione, la gara, i nuovi carichi, perché è vero che la forza è anche migliorata rispetto a prima, però poi bisogna metterli in cascina, abituati ad entrarci in cascina, altrimenti si fa fatica, senza conoscere troppo quello che dobbiamo fare con quei carichi lì, diventa un po' più difficile se non hai avuto, come dire, un iter ripetitivo sulla parte tecnica. Però io sono soddisfatto di quello che ha fatto, perché è da qui che bisogna partire per fare manca un po' di lavoro tecnico, associato a quello che è la parte dello sviluppo della forza, perché abbiamo comunque portato avanti tantissimo gli esercizi di forza, per contenere anche e contenendo anche quello che era la tensione di determinati esercizi, che potevano comunque portarci gravosità all'infortunio che aveva avuto, e quindi ci siamo stati un po' attenti. Da oggi proviamo a ripartire. Abbiamo già iniziato appena rientrati, onestamente. Anzi, anche il giorno prima di partire abbiamo iniziato lì a fare già un lavoro diverso, dove pensiamo che ci porti un bel po' più in alto rispetto al lavoro già fatto. Per Ecco quanto qui, riguarda. Sì. Mirko, l'ultimo, diciamo, poi iniziamo a vedere un po' di immagini. Sì, ma Mirko, onestamente, non dico che fosse scritto, perché lui ha voluto provare il chilo in più del risultato già fatto. La condizione era comunque discreta, ma non è la condizione che aveva nell'Europeo scorso. La forza anche per lui è migliorata tanto, ma rispetto all'infortunio che aveva avuto, siamo tornati quasi
al suo standard di forza, però fondamentalmente poi ci siamo dovuti rivedere un pochettino, però valeva la pena provare, tanto non avevamo altre, voglio dire, opzioni se non quella della medaglia, però ci interessava anche lì un po' più la qualifica. Lui se la sentiva, abbiamo voluto provare. È stato l'azzardo, ma è l'unico azzardo che abbiamo fatto, il resto era tutto nella norma, per quanto ci riguarda. Quindi adesso andiamo a vedere un pochettino di immagini. Ovviamente non ti chiedo di stare ad effettuare una valutazione di ogni singola alzata, ma giusto per vedere alcune immagini, ripartendo proprio dalla giovanissima, ricordiamo, atleta del 2005, la Delia, che a questo suo primo campionato europeo assoluto, lei arriva da una medaglia d'argento al campionato europeo juniores di Bucarest dello scorso anno, dove aveva chiuso con 194 kg di totale. In questo campionato europeo, diciamo, rimescolando un pochettino, andando a trovare questi 111 kg di slancio, in terza prova riesce a fare quel chilo in più rispetto al campionato europeo juniores. Sì, a me un po' fa sorridere vedere così, perché fondamentalmente lei è partita con insomma, il bilanciere carico a dei chilogrammi che lei in maniera molto facile riesce a sollevare, però sapevo che comunque aveva una certa tensione, aveva una certa, e quindi l'ho mandata con quei chili. Nonostante tutto, ha sbagliato lo stesso. Secondo me avrebbe potuto vincere facile, non avrebbe dovuto faticare molto, però ci sta. Perché, per esempio, l'avversaria, che è una grande atleta, l'Armena, che è cresciuta molto nell'ultimo periodo, in tutte le gare precedenti ha fatto gli stessi errori che ha fatto Delia in questa gara qua. E lei, a differenza delle più grandicelle compagne di squadra, ha fatto un po' meglio, però io l'ho buttata in pedana questa competizione, nonostante ci sia di mezzo la qualifica con gli altri atleti, eccetera, proprio perché, per quello che ci dicevamo prima, è bene che imparino da subito e che siano pronti per quando partiamo con la qualifica per Los Angeles e che abbiano già in testa che cosa sono queste gare di alto livello. La Delia che ti fa diventare matto ogni volta, ogni alzata, perché rimane lì a prepararsi fino all'ultimo secondo e devi ogni volta ricordargli che sta scadendo il tempo. Sì, nonostante in palestra gli dia i 5 secondi da quando la chiamo al bilanciere a quando deve, gli do i 5 secondi. Poi quando arriva in pedana un pochettino, qui ha migliorato un po' rispetto alle altre volte. C'è stata qualche volta che mi ha fatto impazzire davvero, però Sì, non qualche cosa. ha tanto fatto impazzire il direttore, ha fatto anche rischiare la coronaria segreta. le coronarie al sottoscritto e a chi vedeva la gara, questo sia detto. Però vabbè, ci sta. No, va bene, per carità. Questi sono gli 86 kg che ha Sono gli provato. 86 kg, che poi lei non fa calopeso perché è sottopeso ancora rispetto alla categoria. E questi sono chili che insomma lei dovrebbe fare e fa in allenamento, fa doppio. Quindi voglio dire, ci sta tutto, però insomma. Questo lo comprendo di più. Questo lo comprendo di più. Qui parte con Rispetto. i 100, i 105 kg che aveva già fatto proprio a Bucarest agli Europei Juniores. Sì, ma assolutamente, ma questa è tensione, quella tensione che poi vedi che errore che fa, lo lascia un po' appeso. È quella leggerezza che non c'è nella concentrazione perché stai pensando comunque ad altro. Hai delle cose che vedi come lo butta via e poi era un po' fuori così. Tra parentesi, la battaglia che c'è stata con la Grigorian, l'Armena, che è coetanea proprio della Delia, quindi le Sì. vedremo probabilmente nel futuro darsi battaglia. E tra parentesi, entrambe hanno fatto una rimonta rispetto all'esercizio di strappo nello slancio.
perché la Grigorian addirittura aveva chiuso in settima posizione. Sì, a pochi chili, quindi era facilissimo per due slanciste come sono loro. Oltretutto, Delia ha 15 di slancio lo stesso in palestra, quindi si pensava che di andare a lottare esattamente con lei, sapevamo il valore dell'armena, non è che è un'atleta molto forte e anche di carattere, che l'ho già vista in altre situazioni recuperare. Infatti, quando Delia ha fatto i 107 di slancio, Pietro mi ha detto abbiamo già vinto, io gli ho detto aspetta che vedrai cosa fa l'armena, perché conoscevo bene sia il carattere che il risultato che aveva già messo in piedi, perché comunque le andiamo, e infatti ha fatto il suo, però è giusto dargli merito perché è stata davvero brava. Esatto, perché la nostra atleta è andata in terza prova a chiedere i 111 kg che è riuscita ad effettuare, poi la risposta della Grigorian in terza prova con i 115 kg, quindi merito assolutamente della pena. Che non aveva mai fatto, neanche lei. Quindi noi l'abbiamo spinta lì per indurla a sbagliare, insomma, no? Per cercare di, giustamente. Però ci sta, è stata una bella, comunque sia, è stata una bella gara. E questo è quello che... Ne parlavamo prima fuori onda con Francesco del fatto che le belle gare di sollevamento pesi sono queste, quando c'è grande battaglia fino all'ultima alzata con rimonte magari nello slancio rispetto a vedere le gare in solitaria magari anche con il record del mondo. Assolutamente, ma infatti queste gare sono quelle che comunque non mi fanno arrabbiare quando praticamente anche se si perde, però se si è lottato, se si è fatto il massimo, anche divertendosi, perché è anche giusto così. Mi irrita un po' quando praticamente il risultato non viene portato a casa perché non ci diamo pace alle ansie, alle tensioni che non portano da nessuna parte, ecco. Bisogna imparare a fare le gare lottando, mettendoci l'anima, tutto quello che si può mettere in campo, però poi bisogna anche divertirsi. Passiamo a vedere quello che è avvenuto invece sulla pedana dei 67 kg, perché Sergio Massidda, diciamo, tranquillo dal punto di vista della qualificazione con la sua seconda posizione nella categoria olimpica, non fa il calo peso, gareggia nella 67 kg e comunque riesce ad andare a trovare anche lui una medaglia nel suo esercizio preferito. Sì, lui avrebbe dovuto vincere per me. Parte con i 135 kg che stiamo vedendo per il suo primo tentativo di strappo, poi i 140 in seconda prova, dove non è riuscito a portare a casa, qui lo vediamo, questi 135 kg che è stata anche la partenza a Riyadh ai mondiali. Sì, beh. Questa non è tecnicamente precisissima, però comunque sia ha fatto una bella alzata. Poi il 40 l'ha leggermente lasciato leggermente appeso, poi l'ha spinto in avanti leggermente, quindi se l'è ritrovato sbandierato perdendolo dietro. Qui lo vediamo proprio nel secondo tentativo a 140 kg. Misura che aveva anche sbagliato a L'Avana, a Cuba, al Grand Prix, il giugno dello scorso anno. Sì, esatto. Il discorso della mancanza di non fare il calo peso e anche di non avere pressione dal punto di vista dell'atleta, di Sergio nello specifico, che ripercussione ha? Ma devo essere sincero, Sergio è uno che il calo peso lo tiene benissimo, non fa, nonostante abbia i 3 kg in più, però non ha grosse difficoltà, non l'ho mai visto venire meno, soprattutto con la gamba in fase di spinta, in fase di girata. Da quel punto di vista, quando abbiamo sbagliato qualcosa, non l'abbiamo sbagliata certo per il calo peso,
Mai, anche quando era ragazzino nelle categorie inferiori. Qui ha fatto poi questo 141 che gli ho detto solo che cosa aveva sbagliato e quindi è rimasto lì, è stato molto bravo qua. Poi nello slancio, come potremo vedere dopo, qui è stato bello, anche se il finale non gliel'ha dato tutto perché aveva paura di nuovo, se no comunque 43-44 di strappo poteva portarlo a casa. Sì, guarda, Per ancora quello che dimostrazione di grande sensibilità, a volte in accosciata si sposta sui talloni a riprendere il controllo del bilanciere prima di sì, tieni presente che le risalire. alzate generalmente il 95% delle volte si sbaglia nello stacco. E lui comunque ha un gesto molto, molto pulito, costruito bene, quindi ha consapevolezza di quello che sa fare, quindi non aveva grossi problemi a farlo. Poi certo, sbagliando la seconda, qualche problemino te lo metti per non ripetere l'errore, anche perché non potevamo fare altra alzata in riscaldamento perché eravamo immediatamente dopo, quindi abbiamo solamente fatto la correzione su quello che aveva sbagliato e ha risposto bene. Mi sono i 162 kg del primo Sì. tentativo di slancio. Sì, noi volevamo fare 162, poi onestamente il passaggio era 170 diretto. Poi abbiamo visto che si poteva comunque lottare diversamente perché in riscaldamento gli avversari non li avevamo visti così come si promuovevano e quindi abbiamo cercato di abbassare un attimino, cercando di metterli in difficoltà. Solo che nella seconda girata di slancio ha fatto quell'errore che insomma gli è costato un po' caro. Sì, questo la vediamo proprio adesso, questo movimento nel momento che fanno sempre, diciamo, di andare a No, risistemare il bilanciere sulle questo è spalle. esatto, questo è il 162 ancora. È nel 167 che ha sbagliato. Qui non so se Questo è il esatto. 167 in Questo è il seconda 167. prova. Esatto. Infatti un po' ci si è spaventati tutti quanti a vederlo fare questo movimento, diciamo Esatto. anomalo, Sì, lui fortunatamente senza praticamente, ripercussioni. devo essere sincero, quella è la girata l'ha fatta, lui non ha grosse difficoltà. E quindi voglio dire, ha un po' sottovalutato il tutto. Gli avevo chiesto di cercare bella tensione per poter andare a spingere, e quindi aveva fatto quell'errore lì, che poi però lo paghi un po', insomma. In Chiaro. Anche in sicurezza, probabilmente. sicurezza, infatti, quando ha girato il terzo 167, rimettendolo sul petto, non è tornato in posizione verticale precisa e in posizione eretta baricentrica. Si è riproposto leggermente avanti, infatti, come si è mosso al caricamento, gli è rimasto così come faceva prima nelle spinte, cosa che oggi ha migliorato molto, ma come abbiamo visto, non è riuscito a dimostrare quello che aveva migliorato, insomma, nell'esercizio. Nello specifico della spinta tecnica. Passiamo a vedere invece la conferma del titolo europeo da parte del campione del mondo Oscar Reyes Martinez, che, come dicevi, non era in ottime condizioni dal punto di vista fisico. Non lo è perché ha un problemino all'inserzione quadricipitale, quindi che non è poco fastidiosa. Devo essere sincero, nel riscaldamento, nello strappo, al primo 140 ha fatto un po' un disastro, cosa che nelle alzate precedenti, 120, 130, 100 e 100 kg, non era così brillante, tirava un po' da una parte. Gli ho detto che se quella era la condizione, avrei preferito non fare la gara per non mettere a rischio
repentaglio, insomma, la condizione, senza doverla peggiorare. E poi ho visto che nel tabellone continuavano a sbagliare e nella videata che ci davano all'interno del warm-up, ho visto che continuavano a sbagliare e ho preferito aspettare ancora un po'. Poi abbiamo cercato di caricarlo, perché secondo me molto era dettato dalla paura di farsi male, vista la condizione, anche lui quindi si stava un po' riservando. Poi ho visto che da buon sudamericano ha dato una girata di testa e mi ha detto ci voglio provare e basta. E quindi abbiamo caricato 145-147 prima di farlo entrare in pedana e ha alzato la posta in prima prova invece che 150-152 per andare subito sopra ai due albanesi. Quello che aveva fatto il gruppo B che aveva fatto 151 e il secondo albanese che si era riproposto con 152 ma che ero sicuro che in prima prova l'avrebbe sbagliato. E quindi gli sono andato dentro con lo stesso carico per andare a prendere la prima posizione. Da lì ha preso fiducia e mi ha detto che ci voleva provare a tutti i costi e così ha fatto. E ha fatto molto meglio anche di quanto mi aspettassi, devo essere sincero, in termini di fluidità dell'alzata. È un gran combattente, Oscar, È un sì, gran combattente, sì. un leone da pedana, Sì. anzi un lupo da pedana, come direbbe lui. Sì. Sì, questo è quello che è capitato. Quindi chiude con i 155 kg fatti in seconda prova, l'errore in terza con i 157 sbagliati anche dall'Armeno in terza prova e si mette al collo la prima medaglia d'oro di questa categoria. Passiamo a vedere l'esercizio di slancio con i 187 kg fatti in prima prova. Sì, da 185 l'ho portato a 187 per chiudere la pratica. Così con 187 ero sicuro che nessuno avrebbe potuto toccare il titolo. Poi fatti 187 sono andato a 191 perché l'albanese del gruppo B aveva i 190 fatti la mattina che gli consentivano di portarci via la medaglia d'oro nello slancio, ma Eh sì. che non ci pareva corretto lasciargliela, ecco. Ramadani. Eh sì. Quindi vediamo i 191 e poi la terza prova giustamente è stata, no, evitato La di prova, farla perché non era certo. più necessaria. Io sono sicuro che se fossero serviti 200 kg li avrebbe fatti uguale. Sì. Sicuramente ci avrebbe provato. No, Dirò no, una io penso che li avrebbe fatti. banalità, ma fatemi fare l'elogio del direttore, perché lui ha un suo percorso da portare avanti, che ovviamente è quello della qualificazione olimpica, ma è anche quello delle medaglie. E coniugare insieme queste due. Non è il caso della categoria di Oscar, però in generale devi salvaguardare la salute degli atleti, devi pensare alla qualificazione olimpica e devi portare a casa le medaglie. Perché le tre cose sono, come dire, strategiche e prioritarie allo stesso tempo. Dunque, non invidio, la condizione del direttore nel dietro le quinte delle gare che deve far quadrare in una frazione di secondo tutti questi conti. Fare le medaglie è importante per tanti motivi, fare le medaglie, sentir suonare l'inno italiano rafforza l'immagine della federazione, del nostro sport, dà forza alla squadra, dà forza agli atleti, ai tecnici e non secondario, le medaglie contano ai fini anche della forza della federazione anche in termini interni, in termini di risorse contributivi per quello che poi è l'immagine della federazione anche all'interno del nostro mondo, non soltanto all'esterno a livello internazionale. Dunque il lavoro che il direttore mette insieme al suo staff per coniugare tutte queste esigenze è veramente, come dire, certosino e chirurgico nella scelta dell'opzione migliore.
Io ho perso i capelli da tempo, devo dire, ma ogni gara, se mai ce ne fosse bisogno, qualche cosa la lascio sul campo, questo sia chiaro. Io sto aspettando Bisogna che tenere ricrescano. Bisogna tenere da conto le coronarie del nostro direttore tecnico. No, io Andiamo. non faccio grossa fatica a gestire queste cose dietro le quinte. O anche io, l'unica cosa è che faccio che non possono essere fatti paragoni, però comunque sia la condizione di qualche decennio fa mi trovai in un campionato italiano e sentivo coloro che erano rientrati da un campionato europeo junior che praticamente lamentavano il fatto che avevano perso l'unica medaglia che avrebbero potuto fare, che era una medaglia di bronzo, lamentavano il fatto che la colpa lì fosse stata di un nullo che non era nullo, eccetera, e si parlava di una medaglia. Oggi, molte volte, quando rientriamo anche con 10, 13, 15 medaglie, delle volte io rientro ugualmente arrabbiato perché non sono riuscito a portare a casa le 20 medaglie, le 22 che invece avremmo potuto. Qui avevamo poche possibilità di gestirla proprio per via della qualificazione. Però oggi quando ne facciamo 13 delle volte mi lamento e quindi vuol dire che qualcosa abbiamo messo in piedi, insomma, in tutti questi anni. E quindi si è riusciti a creare un. Ma gli stessi atleti, quando praticamente vanno a combattere per una medaglia europea, per una medaglia mondiale, è diventata la normalità, non è più qualcosa che deve essere per forza sognato ed inaspettato. È una cosa che ci spetta perché abbiamo lavorato e quindi la pretendiamo. Poi delle volte non arriva perché. Ci sono anche gli altri perché delle volte sbagliamo, perché delle volte ed è giusto così, il mondo dello sport è fatto così e se non fosse fatto così sarebbe solamente un andare a mettere la firma e portarsi a casa le medaglie. Non funziona così lo sport e quindi appena finisce tutto, ogni volta che finisce l'ultima alzata ogni singolo atleta, io in mente ho sempre la gara successiva. I risultati sono arrivati sicuramente per Genna, che va a vincere il titolo europeo, stabilendo i nuovi record italiani della categoria fino a 76 kg. Una ragazza che sta crescendo in modo pazzesco in questi pochissimi anni di attività di pesistica olimpica. Lei è diventata italiana, o meglio, è sempre stata italiana, ma per la legge è diventata italiana a gennaio del 2023. E prima non avevo la possibilità, non essendo italiana, di chiamarla in collegiale. L'ho chiamata esattamente un mesetto dopo che gli hanno consegnato la documentazione e l'abbiamo chiamata in prova per una settimana. Poi ho visto la persona che era, le qualità che ha. Ho preferito tenerla e investirci anche in funzione del fatto che il tempo ce l'abbiamo, perché comunque è un'atleta giovane, è con noi 11 mesi e da 11 mesi ha fatto dei progressi esagerati. Ha tanto da lavorare perché aveva delle lacune tecniche, ne ha ancora, però comunque sì, è migliorata tantissimo, è una ragazza intelligentissima che si mette a disposizione della squadra, del suo lavoro, di quello che di tecnico deve mettere in piedi, ma anche con i compagni di squadra è una persona eccezionale. Qui stiamo vedendo la seconda prova con i 101 kg, in entrambe un pochettino questo squilibrio a dover recuperare velocemente dalla cosciata col bilanciere che spinge verso la parte posteriore. Era terrorizzata dal fatto di poterlo lasciare avanti, appeso il bilanciere in fase di stacco, quindi lo ha aggredito in maniera particolare come non aveva mai fatto prima. Infatti la prima e la seconda alzata se le ritrovate sempre a doverle andare a recuperare quasi da tergo. Quindi bravissima, molto reattiva, una dimostrazione di capacità di forza esplosiva pazzesca da parte di Una Jenna. roba impressionante.
no, vi dico che non riesce a far vedere tutto quello che veramente, perché anche lei giustamente ha le sue tensioni, le sue paure, come è giusto che sia, poi le devi imparare a governare. E lei, onestamente, rispetto all'inizio, ha fatto dei progressi importanti. E sono sicuro che ne continuerà a fare, che ci darà soddisfazione, che potrà essere pronta per la qualifica di Los Angeles. E qui le vediamo invece nello slancio che è partita con i 120 e poi ha fatto i 126 in seconda prova, sbagliando i 131 in terza prova. Sì, io credo che siano misure che lei può tranquillamente fare pure oggi, stamattina in palestra. Quindi bisogna lavorarci e poi concretizzare in pedana, così come per lei e così come per gli altri. Tre medaglie d'oro e titolo europeo, quindi per Jenna, veniamo a parlare invece delle ragazze che hanno tentato di migliorare il loro ranking. Qui partiamo dalla nostra Giulia Imperio che è partita con gli 83 kg. Sì, avevamo anche deciso di abbassare la partenza rispetto al Qatar, dove eravamo partiti con 85 kg e dove praticamente pensavo che fosse un pochettino più tranquilla rispetto a quello che avevamo fatto in Qatar. Eravamo andati lì per cercare di migliorare qualche chilo lo strappo e poi qualche chilo lo slancio, che è quello che serve per la qualifica. Così non è stato perché comunque sia rispetto al riscaldamento che aveva fatto esageratamente bene, onestamente pensavo che potesse fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto. E qui è sempre una questione di riuscire a trovare la giusta concentrazione per eseguire in modo corretto tecnicamente l'esercizio. Ancora una volta, diciamo, sottolineiamo questo discorso che la pesistica olimpica non è solo una questione di forza, ma soprattutto una questione tecnica esecutiva. No, qui è solo una questione tecnica esecutiva perché l'esercizio di forza e la prestazione, quella è sicuro che l'hai allenata perché altrimenti non puoi andare da nessuna parte, ma deve essere applicata. Applicarla a quella parte tecnica deve essere esente da paura. Non puoi avere quelle paure, non puoi avere quelle tensioni perché altrimenti non imparerai mai a fare l'atleta di altissimo livello. Ci sono un'infinità di talenti che hanno prestazioni strabilianti in palestra, ma poi in pedana comunque fanno fatica. Poi ti devo dire la verità, ci sono degli atleti e delle atlete che anche in età avanzata hanno sbloccato questo gap che praticamente li ha condotti per buona parte della carriera. E non è detto che non accada anche loro. Ci speriamo, però sappiamo che comunque la condizione è quella. Probabilmente, come ti dicevo prima, non voglio togliermi dalla responsabilità del fatto che il risultato sia solo responsabilità delle atlete, non esiste. E quindi penso che dobbiamo fare qualcosa, inventarci qualcosa affinché possano essere più tranquille in pedana. Perché analizzare quelle alzate dal punto di vista tecnico mi rifiuto perché non c'entrano niente con quello che sa fare lei, con quello che è lei. Ho visto lì così, subito dopo la gara, che addirittura stacca da una parte, storta, non sa dove, non ha tensione, è impaurita e basta. Poi lei potrà anche dirti che non è così, no? Perché lei innanzitutto non dice niente, non, lì per lì non è che ti dice ho paura perché non te lo direbbe mai nessuno. Sarebbe meglio invece che lo dicessero. Questa è una delle prime cose per poter affrontare bene le cose. Sarebbe più giusto invece che si dicesse ne ho paura, anche prima del riscaldamento, perché la si affronta diversamente, in due, in tre, in quelli che siamo. Anche dirlo allo staff, anche è questo che io invito a fare agli atleti, che ne parlino tranquillamente se hanno paura, se hanno, perché è giusto poi andare a vincerle quelle paure, invece tenendole dentro te la combatti da sola, quando arrivi lì ti ritrovi
a gestire qualcosa che è più grande di te. Io penso che loro abbiano questo problema e lo penso per tutte e tre le donnine che sono in qualificazione. Possiamo quindi appunto vedere quello che è successo nello strappo per anche Lucrezia Magistris. In questo che era il primo tentativo dove è andata sicura, tranquilla, c'è stato quel tentennamento sul gomito destro che speriamo, Francesco, nel prossimo futuro la Federazione Internazionale effettivamente vada a modificare il regolamento in questo tipo di errori che ora sono considerati errori, ma di sicuro non aiutano l'atleta. Ah, queste sono proprio battaglie, come dire, culturali di questa, anche all'interno di questa disciplina, di questo sport da secoli, da sempre. C'è chi è affezionato, chi si dice chi si racconta come essere un puro della disciplina e continua a portare avanti questo teorema, e chi invece prova a sostenere il contrario. La regola, questa è la regola, gli arbitri la applicano quasi sempre nel modo giusto. Purtroppo è proprio questo, che gli arbitri la applicano non nel modo giusto, perché sennò, ma non per fare polemica su Nazar, però l'alzata di Nazar non era valida manco quella. Perché è così. Noi ci si ride, ma noi il problema è che è una bugia. È l'uniformità decisionale da parte degli arbitri. Non ha, questa regola messa così non aiuta nemmeno il giudizio arbitrale, perché diventa molto discrezionale. Assolutamente. Perché non aiuta il giudizio arbitrale. Troppo discrezionale la partita. E non può essere fatta così. La commissione tecnica della Federazione Internazionale, poi possono anche domani mattina denunciarmi per quello che dico, non è all'altezza, e quindi credo che non possa essere data in mano a persone che ormai hanno fatto il loro tempo e che dovrebbero invece fare altro nella vita. Questo è quello che penso. Passiamo a vedere quello che è successo nella 73 kg con Mirko Zanni, anche lui a caccia di un miglioramento del ranking, parte con i 150 kg, stessa misura fatta un anno fa a Yerevan, ai campionati europei, e parte con una prova valida. Sì, che io non riesco a vedere le immagini adesso, però insomma ce l'ho bene in mente cosa ha fatto. Anche lui in riscaldamento non era tutta questa eccellenza, ma perché la parte tecnica, poveretto, non l'ha lavorata tantissimo. Infatti, devo essere sincero, è l'unica gara dove non mi ci sono arrabbiato. Di quelli che insomma hanno fatto qualche cosettina che non mi tornava giusta secondo il lavoro svolto in palestra, perché comunque si è provato a fare tutto quello che poteva. Devo essere sincero, nonostante tutto, e non lo voglio difendere perché ha cercato di fare, no, ma è proprio perché è migliorato tantissimo all'interno di quello che prima erano le sue paure. Lui prima aveva molta più paura di quanto ne abbiano le femminili oggi, e lo ha tenuto per lunghissimo periodo questo stato. E poi invece vedo che da un paio d'anni a questa parte è migliorato moltissimo. Lo invito pubblicamente a darsi da fare in maniera più decisa in palestra, perché lo devo stare sempre a marcare stretto, e sono sicuro che farà delle belle cose. Allora, in terza prova di strappo va con questi 153 kg, che sono 2 kg in meno rispetto a quello che ha fatto a Yerevan un anno fa, che gli era valsa poi la medaglia d'oro nell'esercizio di strappo. Quindi la scelta nello slancio è di partire poi con i 183 kg, che sono 3 kg in più rispetto a quello che aveva fatto a Yerevan, proprio per cercare di migliorare il totale. No, era il chilo in più. Cioè i 3 kg in più rispetto allo slancio, sul totale era il chilo in più. Chiaro, chiaro. Quindi cercare di partire immediatamente in prima prova, cercare il miglioramento. Ma perché non aveva senso tutto il resto, devo essere sincero. Chiaro, 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 giustamente. Onestamente, poi devo essere sincero,
gli ho accordato la cosa perché l'ha chiesta lui con Glanford, tanto che ha fatto la prima prova, gli ho detto non stiamo lì a fare cose che no, 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 voglio provare, voglio provare, voglio provare. Mi sento di poterlo fare. Poi ha sbagliato, però sono stato contento del suo atteggiamento. Vedendo questa alzata io, durante il live ovviamente, mi sono immediatamente spaventato perché ha sollevato quella gamba sinistra, no? E ho detto, oh, caspita, non sarà mica un problema al ginocchio che aveva avuto, no? Poi non era No, così, fortunatamente. non era così, e comunque sia, avrebbe fermato subito tutto senza, perché gli ho detto se hai fastidi, se hai cose, però onestamente in palestra avevamo fatto poca roba tecnica per tentare quello che abbiamo tentato, però la gara era arrivata, dobbiamo andare lì e comunque si prova. E lui addirittura diceva di sentirsi in condizione di poterlo fare e abbiamo provato, ma se avessimo avuto sentore di una scarsa condizione di avere problemi fisici, avremmo interrotto subito tutto, perché mi sembra giusto così. Ultimo, diciamo, degli atleti che sono saliti in pedana a cercare miglioramento è stato Nino Pizzolatto, che era sicuramente uno degli atleti, che tutti aspettavano, anche il pubblico bulgaro, che dal mio punto di vista non è stato particolarmente sportivo, Ma sai però. fammi dire che questa cosa a me mi ha inorgoglito molto, perché eravamo da soli contro 10.000, non so quanti potevano essere questi spalti. E l'idea che fossero così spaventati da Nino mi dava talmente tanto orgoglio in quel momento, con questi circondati come eravamo da bulgari di ogni fattezza, per me era stato motivo di orgoglio. E l'idea che la cosa potesse andare ancora meglio di come è andata, ci faceva fare dei sogni meravigliosi. Per cui non era non sportività, secondo me era paura, molta paura avevano di Nino. Sì, infatti. Perché poi fondamentalmente quando poi riusciva a portare a termine l'alzato lo applaudivano. Grandi applausi. Quando è venuto su in Sì. tribuna dopo ha ricevuto degli applausi, Ma sì, dal ma ci sta, ci sta. Certo. come fosse un vivo, assolutamente. Sì, ma ci sta tutto. Voglio dire, io non credo che un atleta di alto livello si debba né scandalizzare. Oltretutto, io tutte le gare che ho fatto in Bulgaria comunque erano in quelle condizioni, perché in Bulgaria i pesi sono seguiti in maniera importante e Poi quindi quando ti si ritrovavi sempre con quelle condizioni. Certo, lì era un po' particolare è perché particolare. la sfida era, però voglio dire, era diretta, quindi ci stava. Poi è una sfida che esiste da un bel po' di tempo già, e quindi Se le son date reciprocamente già, per cui ci sta. certo. Però Però voglio dire, è poi il stato ragazzo uno spettacolo per la nostra disciplina clamoroso, guardate. assolutamente. Pazzesco, Poi c'è da pazzesco. dire che il pubblico potrebbe essere sembrato anche poco, poco sportivo, ma ti assicuro che ci sta in casa. Però poi il ragazzo Carlos è un ragazzo sportivissimo, è un ragazzo che fa sempre il suo da atleta, non l'ho mai visto fare delle cose, sia lui che il suo allenatore. Quindi C'è grosso fair play reciproco sempre. assolutamente. Non esiste questa roba qua. Certo, poi in gara tu cerchi di ucciderti lì sopra la pedana, però ci sta tutto. Finita la gara, si torna ad essere quello che siamo prima della gara e quello che bisognerebbe essere da persone che conoscono lo sport. Consentimi di raccontare un aneddoto per capire la dimensione che si viveva per quella gara. C'era talmente tanta gente, c'era talmente tanta aspettativa per questa gara che si sono picchiati due spettatori, cose che succedono probabilmente solo negli stadi di calcio, tra tifosi, perché non era chiaro di chi fosse il posto dell'uno o dell'altro. No. Sono dovuti
Intervenire gli energumeni della sicurezza che hanno scavalcato le transenne in 4 e 4-8 hanno riportato la calma, ma si erano picchiati per il posto. Per cui ti puoi immaginare che tipo di tensione e di aspettativa c'era per questa gara qui. Una Sì. cosa E fantastica, uno spettacolo, devo dire. soprattutto i controlli che facevano per entrare dentro al palazzetto, una roba Pazzesco. mai vista, ma neanche in Israele abbiamo avuto quei controlli lì. Era Si una può roba. capire davvero quanto sia sentita questa disciplina in quei paesi, tra cui la Ah, Bulgaria. sì, assolutamente. Intanto abbiamo visto i 210 kg fatti in prima prova, 215 kg sbagliati in seconda, e poi è stato bellissimo il momento dei 222 chiesti in terza prova da parte di Nino. Nel momento in Sì. cui li ha girati, penso che ci sia stato un silenzio tombale in È quel palazzetto. normale, no? Perché comunque sia, poi era già capitato che Nino gli aveva fatto uno scherzo del genere. Quindi qui comunque sia, al rientro oltretutto, Nino aveva girato solo ed esclusivamente 215, 217 lì all'Europeo di 2 anni fa. E quindi non aveva mai fatto 2,22, sapevamo che era capace di farlo, di girarlo e di spingerlo, anche perché spinge 2,30, 2,35. Quindi solo che lì l'abitudine al carico poi fa la differenza. Però si può arrivare a fare quello e anche meglio di quello. Qui A vediamo me ha l'errore di ricordato, scusami 2,15. Claudio, c'è stato un attimo che mi ha ripercorso i miei ricordi più recenti dell'eroe di Tokyo, i 210, i 210 di Tokyo, mi sono ripassati davanti qua con. Onestamente, io nei 210 di Tokyo ero convintissimo lo spingesse. Porca Invece miseria. qua avevo dei dubbi che Dei potesse dubbi. portarlo a casa, però valeva la pena provarci, non Assolutamente. tanto ed esclusivamente per cercare di battere Nazar, ma anche perché ci servivano noi per portare a casa consapevolezza di quello che avevamo fatto in palestra, che è quello che cercavamo lì. E qui lo vediamo la girata, ma con il problema che capita abbastanza frequentemente di questo bilanciere in appoggio sulle spalle che crea questa compressione sul collo, sulle arterie carotidee, che quindi fa perdere un pochettino i sensi, e Nino se ne accorge immediatamente ed è bravissimo a mollare Certo, lì il bilanciere. lì è proprio la però lucidità del campione abituato a fare certe gare. certo, però lì la verità è che non ha abitudine al carico. Questo è diverso da prendere i 250, i 260, i 270 kg di squat frontale e lavorarci posizionandolo. È diverso quando il bilanciere, benché abbia 50 kg di meno, e arriva con quella velocità e il posizionamento, il riposizionamento venuti su dalla girata abbia un effetto diverso dal punto di vista della tensione, dell'appoggio, della posizione, dove il bilanciere lo vorresti far rimanere in un modo e invece rimane in un altro. Questo succede soprattutto quando non si è abituati al carico. Tutto qua. Adesso, chiuso questo campionato europeo, c'è ancora una possibilità per quello che riguarda la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici, e parliamo dell'ultima tappa in Thailandia. Sì, allora c'è da dire una cosa, che potrebbero essere pure qualificati tutti e sei già, per avere certezza ci voleva qualche chilo in più, quello che cercavamo, lì andiamo con la squadra al completo, quindi ci riproponiamo tutti, anche lo stesso Nino che ha comunque certezza, secondo il mio punto di vista, della qualifica, noi ci andiamo comunque per farla la gara. Poi in realtà io con lui e Sergio vorrei non farla e fare un test invece un pochettino più in là e risparmiargli questo calo peso, questo a Sergio e risparmiargli oltretutto questa grossa fatica perché abbiamo da portare avanti un lavoro che ha bisogno di tempo per quanto riguarda Nina e anche per quanto riguarda Sergio.
Per quanto riguarda gli altri, invece, credo che la gara la debbano fare tutti. Stiamo parlando di Mirko Zanni e delle tre ragazze. Hanno questa bella possibilità. Io avrei voluto chiudere prima, però è rimasta questa e quindi sfrutteremo questa. Andiamo lì e cercheremo di fare il nostro. Qualora qualcuno non dovesse o qualcuna non dovesse riuscire a portare a casa un risultato utile, non è detto che la qualifica sia fuori discussione, perché comunque sia anche così potrebbero essere già qualificate, nonostante non siano dentro le 10, ma rimanendo undicesime e dodicesime. Poi c'è la scelta delle nazioni, ci sono tante altre cose da vedere che ci daranno esito definitivo al 23 di maggio. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, abbastanza lunga, vi ho tenuto per tanto tempo. Vi lascio andare, vi auguro ovviamente buon lavoro e ci risentiamo sicuramente presto, sicuramente dopo aprile, la metà di aprile, per parlare appunto di quello che è avvenuto in Thailandia, a Phuket. Grazie mille ancora. Grazie, grazie Claudio. Grazie Claudio, grazie sempre per il lavoro che fai, grazie a tutti gli amici che sono e saranno in ascolto e in bocca al lupo ai nostri team. Ciao, Arrivederci, ciao ciao segretario. a tutti. Ciao, 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 arrivederci. Thank you.